Benvenuti al secondo appuntamento di Vertigo, Visioni d'Artista. Noi siamo Shadi e Urfidia e dopo avervi portato in giro per il mondo con le performance di Marina Abramovic, durante questo secondo episodio vorremmo portarvi più vicino, in Emilia, per parlarvi di uno scrittore che ha vissuto e raccontato una gioventù bellicosa, viva e dolorosa. Un autore che, giovanissimo, ha trovato la forza e il coraggio di descrivere una generazione con parole nuove, quasi come all'interno del panorama letterario italiano contemporaneo esistesse un prima e dopo Tondelli, come avesse rifondato le basi per lasciare poi spazio al Brizzi di Bastogne, al Niccolò Ammaniti di Branchie. Pier Vittorio Tondelli nasce a Correggio, in provincia di Reggio Emilia, nel 1955, per poi spegnersi prematuramente nel 1991. Compirà i suoi studi al Dams di Bologna, frequentando le lezioni di Umberto Eco e Gianni Celati, mentre la sua attività letteraria nascerà dall'esigenza di raccontare l'universo giovanile che gli ruotava attorno e di cui lui stesso faceva parte, tra mobilitazioni studentesche, rivolte e 77. Dal punto di vista letterario, si destreggerà tra stili e generi molto diversi tra loro, partendo dai racconti emotivi di altri libertini, passando per l'elegia militare con Pao Pao, la letteratura mercificata di Rimini e quella interiore di Biglietti agli amici e Camere separate. Lo scrittore emiliano sarà anticipatore di una narrativa tutta contemporanea, grazie alla sua tendenza a scavalcare i recinti della letterarietà, ovvero ad opporsi a quella letteratura di matrice classica a cui tanto erano stati abituati i lettori medi fino ad allora, producendo alcuni dei romanzi più iconici e istrionici dell'ultimo Novecento italiano. Il linguaggio e lo stile che proporrà nei suoi romanzi riuscirà a stravolgere la norma che fino ad allora aveva sommerso la narrativa italiana in una palude stagnante, costringendo i lettori ad una tradizione univoca, quasi monolitica, seppure ineccepibile. Già dagli anni dell'università, infatti, Umberto Eco, che era suo docente di semiotica, lo aveva definito extravagante, un giovane ingegnoso seppur quasi mai ligio alle regole della scrittura, quella che poi sarà proprio la sua più grande fortuna. Pier Vittorio Tondelli, però, prima di essere scrittore intellettuale, sarà una persona e, come tutte le persone detentrici di un'anima sensibile e complessa, combatterà contro uno stile nemico, il dolore. Il suo, intimo e privato, coincide con una certa tendenza a sentire fortissimo le cose della vita, a battagliare contro i mostri che sin dall'infanzia hanno nidificato sotto il suo letto. Vivere in una provincia nebbiosa e desolata come Correggio non è certo facile per chi, come il nostro autore, possiede grandi velleità artistiche, smanie di avventura, nonché di fuga. Per chi, come Tondelli, combatte contro una società, una cultura e una letteratura ancora disabituate ad osservare il mondo da punti di vista diversi da quelli canonici. La mia è una letteratura emotiva, le mie storie sono emotive. L'unico spazio che ha il testo per durare è quello emozionale. Questo credeva Tondelli. E proprio la sua emotività, la sua sfera più recondita, fatta di conoscenza, curiosità ed estrema sofferenza, è quello che arriva a noi lettori, talvolta schiavi innamorati delle sue pagine. Pier Vittorio Tondelli si sentirà sempre estraneo, separato, emarginato, sia come uomo sia come artista. Era omosessuale e malato di AIDS, la quale tra il 70 e il 90 mieteva ancora vittime anche giovanissime come il nostro. La convivenza con la malattia, con la comprensione che la vita è uno slancio che prima o poi ha un termine e l'accettazione della morte, sono sentimenti che vediamo crescere e maturare assieme alle sue opere, di pari passo cioè con le parole che fino all'ultimo respiro ha scelto di condividere con il suo pubblico. Crediamo che ad oggi parlare del suo orientamento sessuale e della sua profonda sofferenza non sia un argomento di cattivo gusto,
piuttosto è importante non provare più vergogna nel portare alla luce quello che lo ha definito come persona e come scrittore. L'omosessualità, così come l'AIDS, hanno tracciato un percorso intorno al nostro autore, una strada che lui abilmente ha espanso così tanto da costruirci un mondo, un universo, dentro al quale molti ragazzi si sono riconosciuti e compresi. La letteratura interiore è quella in cui non si svolgono plot, non si mettono in scena grandi avvenimenti della storia, ma dove gli eventi interiori assumono una potenza catastrofica. I campi di battaglia, le morti quotidiane, la sopraffazione dell'altro avvengono in forma di delitti sublimi negli strati profondi della personalità e del comportamento. Non c'è all'esterno spargimento di sangue, eppure i cadaveri sono fra di noi. Così parlerà Tondelli della sua amata poetessa Ingeborg Bachmann, un po' come stesse già facendo i conti e tirando le fila di una vita che nel 1989 era già molto vicina al suo limitare. Questo fu l'anno dell'estrema comprensione, nonché della pubblicazione del romanzo Camere separate, intimo e biografico. Oltre ad essere un'opera dell'interiorità, potremmo definirlo quasi un vero e proprio testamento dell'autore. Tondelli, infatti, era ormai vicino alla sua dipartita e attraverso queste pagine va quasi a confessarsi a se stesso e ai suoi lettori, condividendo le sue più profonde riflessioni. Potremmo definirlo un viaggio, una veglia funebre, un'educazione sentimentale che è anche testimonianza di fede. Quest'opera ripercorre le traiettorie e le stazioni di Pier Vittorio, sfociando all'improvviso in un presente quasi incomprensibile, frammentato e dolente. Sceglie coraggiosamente di raccogliersi, di compromettersi fino in fondo, di amare, guardare dritto negli occhi senza mai distogliere lo sguardo. Camere separate è diviso in tre parti, tre macrosezioni, o come li intitolerà lui, tre movimenti. Il protagonista è Leo e procederà tutto attorno alle sue vicende assieme alle folgorazioni dei ricordi e delle emozioni che raccoglie lungo la strada e che anche noi impareremo a conoscere. Questo è un percorso interiore, ma è anche un resoconto di viaggi di un giovane che si muove con disinvoltura e curiosità in un mondo senza più frontiere. Nelle primissime pagine ci viene presentato a bordo di un aereo, intento a studiare i segni della vecchiaia nell'immagine del suo volto riflessa sul finestrino. Inquadrato dalla ristretta cornice ovoidale dell'oblò, il paesaggio gli parlava del giorno e della notte, dei confini tra i mondi della terra e dell'aria, e da ultimo, allorché si accese una luce nella carlinga e su quell'orografia boreale apparve il riflesso del suo volto appesantito e affaticato, anche dal sé. Continuava a pensarsi e vedersi come l'innocente, come colui che è incapace di fare del male e di sbagliare, ma l'immagine che vedeva contro quello sfondo acceso era semplicemente il viso di una persona non più tanto giovane, con pochi capelli fini in testa, gli occhi gonfi, le labbra turgide un po' cascanti. In sostanza un viso che subiva, come quello di ogni altro, la corruzione e i segni del tempo. Seguiranno poi dei pensieri lugubri e tristi, che solo successivamente il lettore stesso ricondurrà alla morte di Thomas, suo amatissimo compagno, che ha lasciato Leo in una catastrofica e profondissima solitudine. L'elaborazione del dolore per la sua perdita induce Leo a riflettere su tutte le perdite subite sin dall'infanzia, le quali hanno tracciato nel tempo il suo destino di uomo. In qualche misura Tondelli andrà ad anticipare la storia del suo vero compagno, in seguito alla sua stessa scomparsa. Allora, insieme a Leo affronteremo questo fantomatico viaggio, questa lunga meditazione sulla solitudine, ovvero un tentativo del protagonista di convivere con una situazione emotivamente lacerante. Esso, infatti, cercherà di affrontare tale solitudine come una scelta, non come una mancanza. Quasi come se Tondelli stesso suggerisse al suo reale compagno in che maniera vorrebbe accettasse la sua stessa morte. Leo deve incominciare a difendere questa sua solitudine,
Non deve permettere che gli altri lo vedano come un atomo dalle valenze aperte, come qualcuno immiserito dalla mancanza di un compagno, di un amico, di un amore. Tondelli, fino a quegli anni, si era permesso di indagare e scrivere della generazione senza voce accanto alla quale si era ritrovato a vivere e combattere, nonché la forte e rivoluzionaria generazione dei moti studenteschi del 77. Con Camere separate, invece, si è proposto di andare ad indagare la parte più intima della sua anima, di rendere il pubblico il privato, ma in maniera elegante, condividendo con i lettori le sue solitudini e gli estremi dolori. In un racconto precedente scriverà proprio riguardo questa sua cara amica così. Io conosco anche l'immensa completezza di ogni mia solitudine, le orecchie attente, gli occhi sempre presenti, la concentrazione, le illuminazioni interiori quando non hai nessuno all'infuori di te da mettere al corrente di una scoperta. E allora, seduto su una pietra di una qualsiasi isola greca, chiedendoti perché quel sole debba essere così forte e quel mare così azzurro e la terra così nera, ti guardi dentro, e dentro puoi rivedere i soli, le mareggiate, le burrasche e gli approdi della tua vita. Così come il protagonista di Camere separate ritornerà a calpestare la terra che lo ha originato, nella stessa maniera Pierre, dopo una lunga permanenza a Bologna e Firenze, tornerà a Correggio, suo paese natale. Un viaggio ritroso nel tempo che per Leo e forse anche per Pierre non sarà semplice. Leo si sentirà diverso, lontano rispetto ad una collettività dispersa, estraneo alla sua casa e alla sua famiglia, rimasta ancorata ad un passato remoto e mai progredito. Infatti, a livello artistico e culturale, il nostro scrittore giovane, così come viene definito dalla critica, sarà spesso emarginato dall'élite dell'epoca. Spesso sarà duramente criticato e fortemente contrastato. Si pensi che la sua opera d'esordio verrà bandita e censurata. Il suo stile, la sua grammatica mimetica, il sound del linguaggio da lui utilizzato, caricato di torpiloqui e irriverenti bestemmie, lo spingeranno sempre all'indietro come una burrascosa mareggiata, non riuscendo quasi mai ad arrivare a toccare la spiaggia, metafora del grande panorama classico. Così come Tondelli, Leo sin da subito si sentirà proprio separato e diverso perché è artista, omosessuale, solitario, cosciente di questa sua diversità che si pone come ostacolo identitario. Così, privato ogni giorno del contatto con l'ambiente in cui è cresciuto, distaccato dal rassicurante divenire di una piccola comunità, lui si sente sempre più solo, o meglio, sempre più diverso. Svolge una professione artistica che anche i suoi colleghi svolgono in modo differente. Anche questo accresce la sua diversità. Non è radicato in nessuna città. Non ha una famiglia, non ha figli, non ha una propria casa riconoscibile come focolare domestico. Una diversità ancora. Ma soprattutto non ha un compagno. È scapolo. È solo. Durante il volo aereo che lo riporterà a casa, dopo aver affrontato una tappa negli Stati Uniti, Leo incontrerà un padre 82enne intento a riportare a casa il corpo del figlio morto di cancro. Per il nostro protagonista sarà un incontro catartico, un confronto questo tra un padre orfano e un amante vedovo, colmo di dolore e di morte. Sicuramente due dei dolori maggiori che un essere umano possa affrontare privatamente. Leo scopre così qual è il comune denominatore che lega gli uomini, ovvero il dolore, la perdita, la solitudine imposta, come poi successivamente ci racconterà meglio Tondelli nel saggio Fenomenologia dell'abbandono. La separazione è un'esperienza di morte. Non muore solo l'altro che si allontana, ma si assiste alla propria morte nel cuore della persona amata. Un amore di qualsiasi tipo non può fare a meno di un'identificazione o di un riconoscimento sociale. Allora l'amore fallisce per l'angoscia di fronte alla passione. Interviene la separazione. Pur continuando ad amarsi, i due soggetti devono lasciarsi e devono assistere alla reciproca fine, l'uno nell'altro.
Da questa comprensione, però, vediamo lentamente maturare in Leo la consapevolezza che da questi frutti marci ne possano nascere altri, nuovi e colorati, tra cui la voglia di vivere con una ragione in più. Allora Leo si chiede se l'aver voluto contenere il proprio dolore in una sfera intima e inaccessibile agli altri, l'averlo distillato goccia a goccia, abbia reso impossibile l'elaborazione finale del suo lutto. La morte di Thomas non è stata dunque priva di senso. Si rivela quasi come fonte di salvezza per chi è rimasto in terra, tanto che il nostro scrittore la paragonerà proprio alla morte di Cristo. Leo guarda la statua di Cristo e si sente invaso da una pietà straziante, perché ricorda Barcellona e il corpo di Thomas, e ha la certezza che in quel giorno lontano lui stava già assistendo al funerale del suo compagno. E ancora. A quel Cristo morto con le ferite sanguinanti, la corona di spine, i buchi dei chiodi, il costato lacerato, si sovrappone l'immagine del Thomas torturato e morto. Come abbiamo precedentemente analizzato nel podcast dedicato a Marina Abramovic, qui il protagonista attraversa il dolore nella comprensione di ogni sua sfumatura, prima di potersi riappropriare del suo stesso destino, nonché prima di seguire la sua vocazione. Dentro quella solitudine che all'inizio ci viene presentata come profondamente sofferta, è adesso la sua unica maniera di stare al mondo, di vivere in pace, accudito dai suoi amici, tentando di formarsi una famiglia anche senza il suo mancato amore. Una famiglia fatta di donne e uomini, di legami forti seppur diversi dal convenzionale. Leo, nella scrittura, troverà il suo destino. Parlare della sua interiorità agli altri, chiunque essi siano, per non bloccare quella vita che credeva di aver perduto, per non arrestare mai la speranza, per non sentirsi solo per davvero, o meglio, per essere soli insieme. Profezia autoavverante per lo scrittore emiliano, il quale, soprattutto in seguito alla sua scomparsa, sarà sempre ricordato in maniera grata e gentile, non solo dai suoi amici e dai suoi colleghi, ma anche da tutti quei giovani scrittori che saranno ispirati proprio da Tondelli stesso, dalla sua persona così come dalla sua penna. Camere separate, potremmo quindi definirlo non solo un romanzo prossimo alla sua stessa autobiografia, ma un vero e proprio apripista per l'esasperata condivisione di se stessi. Condivisione che insegnerà a moltissimi lettori quello che Pier Vittorio ha cercato di dirci nell'estate del 90, cioè che da qualche parte esistono, nella nostra anima sepolta, in fondo alle ovvietà della vita, al confine della notte, sull'orlo di un abisso dal quale potremmo salvarci, le luci delle raffinerie di Ravenna. Quelle che Tondelli ha sempre cercato di mostrare a noi e a se stesso, per riuscire a trovare uno spiraglio, un barlume di speranza e di bellezza. Quelle che noi troviamo oggi in fondo alle sue parole. Leo e Thomas hanno partorito con dolore almeno un figlio. E questo figlio espulso dal mondo, che pensa e agisce, è oggi il 33enne Leo.